Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi primo video test per lo Yunex Mantis Q. Oggi faremo il primo volo, quindi trarremo le prime conclusioni, faremo le prime prove, poi ne seguiranno degli altri ovviamente per fare una recensione più approfondita, però già oggi si potrà capire se questo drone vale quello che costa, se invece no, o se comunque ha delle potenzialità, o se invece è un drone che ha dei limiti o dei difetti che quindi non vale la pena acquistare. Quindi ragazzi, adesso preparo tutto e facciamo questa prima prova test con lo Yunex Mantis Q. Ok ragazzi, andiamo a accendere lo Yunex Mantis Q. Ok, il drone è acceso. Adesso andiamo a collegare l'applicazione. Ok, diciamo che una cosa che ho notato è che a connettersi con l'applicazione il drone ci mette un pochino. Home point recorded. Ok, si è connesso, avete visto quanto ci ha messo. Si è abituati con DJI o Autelivo, veramente questo ci mette una vita a connettersi. Quindi adesso siamo connessi, facciamo partire la registrazione e adesso siamo home pronti point a decollare. Recorded. Motori accesi. Ok. Allora, in overing non è proprio fermo, c'è un po' di vento, forse lo vedete, vi faccio vedere un po' le piante intorno a me, c'è un po' di vento, il drone è silenzioso, devo dire che è veramente silenzioso, e, però in overing sì, non sta fermissimo rispetto ai prodotti DJI, è un po' tipo Parotanapi, nel senso che se ne va in giro un po' dove c'ha voglia, lo vedete. Adesso proviamo ad alzarsi un po', ci allontaniamo. Ok. Sì, anche il movimento della fotocamera non è un granché, nel senso che si muove un po' a scatti. Perlomeno sullo display lo vedo a scatti, non si muove fluido come siamo abituati con gli altri droni. Questo si muove, mi allontano un po', diciamo che frena molto brusco e frena brusco, quindi non avendo neanche il gimbal, avere una frenata così brusca non aiuta nella stabilizzazione sicuramente. Ok, adesso proviamo ad allontanarci, vediamo. Ok, diciamo che da usare non è male, però non capisco perché quando frena poi un po' scende. Vabbè, non è che scende di tanto, però c'è dei momenti che dà l'impressione che frena e poi scende, però devo dire che è silenzioso. Ovviamente sto registrando a 1080 perché sennò a 4K non avrei la stabilizzazione e quindi non sarebbe una cosa molto utile e sensata, a parte che poi per caricare video su YouTube a 4K veramente ci vuole una vita e mezzo. E vedete che quando frena veramente la telecamera inquadra a caso perché va di quelle legnate in frenata, però devo dire che da usare non è male. E scende. Ecco, quello che non capisco è che fa quando ci si ferma, dopo un po' scende. Non so se lo vedete dalla videocamera, però scende. Vabbè. Adesso proviamo qualche funzione. Allora mi allontano e proviamo magari un return to home. Proviamo un return to home. Starting return to home. Ok, sta tornando.
di me, a parte che è andato a 60 metri di altezza e mi sembra che ci avevo impostato 30, dopo controllo, perché è andato a 70 metri, comunque a 70 metri sopra di me praticamente ha perso il segnale e non so cosa sta facendo, perché adesso vedete che è ancora là, cioè è salito e arriva adesso, ma cosa fa? Cioè è salito a 70 metri e adesso torna e arriva al punto da dove è partito, cioè dal landing. Però non ho capito perché da là è andato a 70 metri per poi scendere. Poi è sceso ed è venuto verso il landing. Boh. Ma poi perché 70 metri e poi scende prima di tornare verso il landing? Non ho capito questa cosa. Vediamolo. Ovviamente se sbaglia il landing lo fermo, perché sennò qua c'è l'erba un po' alta, non vorrei che si danneggiassero le eliche. E infatti lo sta sbagliando di fermo, fermo, fermo. No, non sono riuscito a fermarlo. Ok. No, ha sbagliato di almeno 2 metri. Più o meno sì, 2 metri. Calcoliamo che sarà stato da me, non so se 20 metri. 30 di distanza, una cosa del genere, ha sbagliato già di 2 metri, secondo me nel return to home anche no, anche perché i satelliti li prende a manetta, 19 satelliti, quindi voglio dire satelliti a go go. Non ho capito perché prima, cioè non è andato a 30 metri e poi è tornato, invece è andato a 70, è sceso a 30 e poi è tornato. Io subito infatti non ho neanche guardato l'altezza, perché dato per scontato che l'altezza qui doveva andare erano 30, quindi supponevo che andava a quell'altezza e poi ritornava, invece no, è salito, è sceso a 30 e poi è tornato mancando pure il landing di almeno 2 metri. Quindi questo, diciamo che il landing non è il suo punto forte, proprio no. Adesso andiamo a guardare il menu per vedere cosa propone di cose che possiamo. Vediamo, proviamo a fare il follow me. Allora, aspettate, allora iniziamo a decollare. Home point recorded. Allora, ok. Ok, andiamo a cercare il follow me. Quindi, ok. Ok, mi ha trovato. Quindi andiamo a cliccare e vediamo se ci segue. Sì, il drone non è male, cioè vedete che va indietro perché io mi sto avvicinando, quindi pollice su e via. Direi che il follow me non è male, funziona direi bene anche a correre, non solo camminando, anche se gli corro incontro va indietro, vedete che se gli corro incontro va indietro, quindi devo dire che il follow me non è male, perché queste cose le sto provando anch'io per la prima volta con voi, appunto perché così si ha una recensione un po' più sincera, nel senso che vediamo insieme i limiti o i pregi di questo drone. Quindi ritorniamo, disabilitiamo il follow me. Ok, una cosa che volevo provare è con l'applicazione che misura i dB di rumore, vedere quanto rumore fa, così non si può confrontare con i rumori che avevo misurato con il Mavic Air, il Parrot Anafi o il DJI Tello, perché secondo me questo non è male, è silenzioso come drone, non è silenzioso come il
il paro Tanafi, però direi che secondo me è silenzioso. Quindi adesso applicazione del rumore, quindi andiamo a misurare il rumore. Allora, diciamo che si è stabilizzato intorno ai 70 dB di rumore come media e ha avuto una punta di 80, quindi meno rumoroso del Mavic Air, più rumoroso del paro Tanafi, è in una via di mezzo, direi che non è male. Quindi adesso possiamo mettere via il cellulare che abbiamo usato per misurare il suono. Allora, le prime impressioni sono che a 70 metri d'altezza e a 20 metri 30 di distanza da me il segnale era già al limite, cioè aveva una tacchetta o due appena appena, quindi al limite, quindi secondo me non va molto lontano come distanza, devo dire. Adesso proviamo magari a mandarlo un po' lontano. E scende. Ma perché scende? Quando fa le curve poi scende, o ti fermi scende. Ok, ma adesso da quant'è che sta andando? La batteria è al 29%. Sì, la batteria sembra che duri tanto, eh. Adesso non so se dura 33 minuti come dichiarati, però devo dire che dura tanto. E scende. Vedete che quando si ferma, poi scende. E scende. Però in realtà nell'applicazione non è un'illusione ottica che scende. Vabbè, riatteriamo, che per oggi direi che le prime impressioni, vediamo quali sono, ma ni. Allora, vieni avanti, non faccio il return to home perché tanto l'avrebbe mancato. Ok, l'ho fatto riatterrare io a mano perché aver return to home è inutile farlo, perché tanto ho sbagliato di 2 metri prima, quindi non ne vedo l'utilità di rifarlo. Quindi recuperiamo un attimo il Mantis Q. Quindi ragazzi, questo primo video con il primo volo test del Unix Mantis Q finisce qui. Le prime impressioni sono che c'è un po' di vento e non si è comportato male con il vento, l'overing è un po' ballerino, ma secondo me non dipende da questo vento, perché vabbè, non è vento forte, secondo me è un po' un overing in stile paro Tanafi, nel senso che non è che non se ne vada chissà dove, però sta sempre in movimento, non è piantato su un cavalletto come un DJI, quindi però bene ma non benissimo. La fotocamera non lo so, adesso quando scaricherò il video vediamo come si è comportata a livello di stabilizzazione, perché ricordo che qua è solo elettronica. Return to home no, sbagliato di tantissimo, ha sbagliato di quasi 2 metri ed ero vicinissimo perché ero a 20-30 metri da me, quindi ha sbagliato di quasi 2 metri. In più non ho capito perché per ritornare return to home è andato a 70 metri d'altezza per poi scendere a 30 e poi ritornare verso il landing, questa cosa non l'ho capita, infatti ci ho messo un po', se vi siete accorti, perché non capivo cosa stava succedendo. Da guidare non è male, forse un po' troppo brusco nella frenata, nel senso che quando frena
che si lasciano gli stick, frena tantissimo e poi dà questa impressione che frena e scende. Non di tanto, però frena e scende di, che ne so, mezzo metro, una cosa del genere, che vabbè, non sono abituato con gli altri miei droni a vedere fare queste cose, e anche la frenata forse un po' troppo brusca per un prodotto che non ha neanche il gimbal, quindi la stabilizzazione probabilmente andrà in crisi in quelle situazioni. L'active track, cioè il seguirci, devo dire bene, ci segue bene anche correndo, se gli si corre incontro va indietro, quindi devo dire che quello niente male, ovviamente pericoloso perché non avendo i sensori l'active track diventa un po' critico, nel senso senza sensori diventa un po' una cosa tra virgolette rischiosa, però lo fa bene, nel senso che correndo qua nel campo mi seguiva bene e se gli correvo incontro andava indietro, devo dire questa cosa bene. L'autonomia della batteria non sembra male, non so se sono 33 minuti, faremo un test magari più specifico, questo non l'ho ancora capito. Per il resto il rumore non male, meno del Mavic Air, di più del Parrot Anafi, una via di mezzo. Quindi ragazzi, se questo primo video test del Mavic Mantis Q vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo nei prossimi video o test del Mantis Q o di qualsiasi altro drone o tecnologia su questo canale. Ciao ragazzi!